Ciao ragazzi, sono insieme a Stefano Mancini, qui al Teatro Marconi per il secondo appuntamento di Aperitif d'autore e oggi abbiamo parlato di fantasy e insieme a Stefano abbiamo parlato dell'ultima trilogia scritta, ovvero L'Era degli Eroi. Esatto. Allora, è una trilogia fantasy epica, quindi diciamo che richiama tutti quegli elementi tipici che piacciono agli appassionati di fantasy. È una trilogia che si ancora al fantasy più tradizionale, quindi quello tolkieniano. Ovviamente, questo ci tengo sempre a specificarlo, non è assolutamente una scopiazzatura del Signore degli Anelli, quindi non ci sono oggetti da distruggere, da ritrovare, non c'è un mondo da salvare. Una storia completamente diversa, composta da tre volumi, che sono L'Erede del Mago, Vestiti di Guerra e La Furia dei Daghi, trilogia completa, e racconta di questa improbabile compagnia di avventurieri che, per motivi che non svelo perché è un piccolo spoiler del romanzo, si troveranno ad indagare su un particolare oggetto e soprattutto su un personaggio che sta cercando in qualche modo di mettere il bastone tra le ruote a questa compagnia di avventurieri, tra l'altro cercando di ucciderli. Loro ovviamente nel salvarsi la vita cercheranno di capire che cosa sta succedendo in un crescendo di avvenimenti sempre più ampi che poi pian piano coinvolgeranno tutte le razze di questo continente e vari altri personaggi che poi entreranno in gioco. Allora Stefano, di solito un fantasy contiene quasi sempre un messaggio che un autore, scusami, vuole mandare al proprio pubblico. Volevo chiederti qual è il tuo messaggio all'interno della trilogia? Allora, io dico sempre, non ho un messaggio vero e proprio, nel senso quando scrivo il mio obiettivo non è ovviamente trasmettere un messaggio al lettore o peggio ancora dargli la mia visione del mondo. Io cerco semplicemente di raccontare una storia che sia piacevole, che intrattenga e che faccia passare dei bei momenti. Poi è ovvio che come tutti gli autori ci metto molto di mio e quindi ci metto la mia visione del mondo, quindi più che un messaggio io inserisco la mia appunto visione del mondo nei miei romanzi, in particolare qui, poiché a un certo punto della saga scoppierà una guerra e come dicevo coinvolgerà varie razze, varie popolazioni, vari personaggi. Ovviamente se dovessi parlare di un messaggio, quel messaggio avrebbe a che fare con l'inutilità della guerra. Quasi sempre un fantasy è ispirato alla realtà. Tu parli di guerra e c'è una guerra in particolare alla quale ti sei ispirato per poter parlare del tuo fantasy, per poter scrivere il tuo fantasy, oppure... Ma io credo che in realtà nei suoi elementi chiave tutte le guerre purtroppo si somiglino, quindi ovviamente ci ho messo degli elementi e mi sono rifatto forse più che altro da un punto di vista proprio dello sviluppo delle battaglie a quelle che erano le guerre del Medioevo, per dare realismo e veridicità a quello che io ho scritto. Come contenuti, come messaggi, in realtà, ripeto, tutte le guerre secondo me si somigliano nella loro follia e quindi ci ho messo un po' di tutto, preso purtroppo da tutte le guerre che cui abbiamo assistito. E cataloghiamo il fantasy, è un epic fantasy? Epic fantasy. Epic fantasy. E allora a che periodo storico ci ispiriamo? Dove siamo? Un epic fantasy medievale, ovviamente, quindi ha tutti quegli elementi tipici di quel genere di fantasy, quindi armature, battaglie, combattimenti, cavalieri, quindi tipico fantasy medievale epico. Il mondo ovviamente è un mondo di mia fantasia, è il mondo di Moore che io ho creato, che io ho sviluppato, tra l'altro nel romanzo c'è anche una mappa, e quindi è un mondo di mia fantasia, di mia creazione. Molto spesso gli autori fantasy vengono da giochi di ruolo, anche per te c'è questo connubio? Assolutamente sì, io gioco di ruolo, faccio giochi da tavolo che richiamino il fantasy, faccio anche giochi live, quindi mi vesto come un cavaliere e vado a combattere, quindi sono folle al 100% e ovviamente ci metto molto anche di questi che sono le mie passioni, i miei romanzi. Allora dici a questo punto qual è il tuo personaggio preferito nei giochi di ruolo, cioè nel senso chi sei di solito? Sei un mago, sei un guerriero. No, sono un guerriero, mi piace il corpo a corpo, mi piace combattere. Ok, bene, quindi un guerriero proprio che prende parte... Sì, infatti poi dopo nella saga, insomma, la compagnia ha... Noi protagonisti, in realtà tutti e sette i personaggi a modo loro sono protagonisti, ci sono maghi, c'è uno gnomo, c'è una ladra, ci sono dei guerrieri... C'è di tutto un po' e ci sono anche ovviamente dei guerrieri. Stefano, tu hai scritto libri.
Però non sono tutti epic fantasy. E io ho scritto due trilogie collegate tutte e due al mondo di Moore e sono due epic fantasy. Poi ho scritto due volumi autoconclusivi che sono invece dark fantasy, quindi hanno sempre elementi fantastici, però in chiave molto più cupa, molto più dark. Tra l'altro uno dei due è un distopico e si intitola Pestilenza, mentre invece l'altro è Hostilium ed è un fantasy in chiave demoniaca, quindi dark con questa connotazione più oscura. Progetti futuri? Progetti futuri, in realtà forse non dovrei dirlo, però lo dico, mi sto spostando su un altro genere che è il thriller e se tutto va bene, insomma a fine settembre dovremmo avere un nuovo fratellino insomma con gli altri, perché l'accordo è chiuso con una nuova casa editrice e dovrebbe uscire appunto a settembre. Non posso dire nulla perché ovviamente c'è ancora un massimo riservo, però insomma a fine settembre dovrebbe uscire il mio primo thriller. Allora grazie Stefano, in bocca al lupo per il prossimo libro. Grazie, grazie a voi.